Io credo che oggi il ruolo della cultura nelle politiche di sviluppo sostenibile debba fare un salto di livello, un salto generazionale, perché non basta più che la cultura sia una componente strutturale delle politiche di sviluppo sostenibile, deve essere un dispositivo abilitante, deve generare sviluppo sostenibile, non soltanto essere l'elemento che verifica lo sviluppo sostenibile. Per far questo io credo che dovremmo introdurre nel dibattito e negli strumenti operativi quello che io chiamo il dividendo della creatività, cioè la capacità della creatività all'interno dei processi di sviluppo sostenibile e di pianificazione urbana di produrre valore, di produrre un nuovo valore che sia utilizzato nelle politiche di sviluppo urbano e territoriale, nelle pratiche di pianificazione, che sia utilizzato anche all'interno delle nuove politiche fiscali e di partenariato pubblico-privato. In questo modo io credo che la cultura possa entrare realmente a essere il nuovo DNA dello sviluppo sostenibile del pianeta.